Cari amiche di Fiera Creativa, sempre qui su Creativa Channel e siamo in compagnia di Andreina, di Atelier Andreina Morelli. Perché noi ci siamo lasciate, Andreina, con un sospeso, ci hai chiesto di venire in fiera a finire il cinturino con Della l'elastico gonna. della tua bellissima gonna a mezza ruota, ma adesso ci fai vedere per bene come si fa il cinturino, vero? Certamente sono qui con il mio cinturino, il nostro elastico, e vi farò vedere come posizionare questo elastico all'interno della mia cintura prima di metterla sulla gonna. Io cosa ho fatto? Ho già chiuso il tessuto, ho chiuso l'elastico e ho fatto la metà del mio elastico, di modo che, perché faccio la metà dell'elastico? Perché così riesco, siccome l'elastico lo metto dentro più stretto rispetto alla cintura, faccio la metà del tessuto e adesso vedete la magia. Lo metto sotto la macchina facendo una cucitura diritta, sempre lunghezza 3,5, così. E cominciamo a fare la cucitura. Questa, la particolarità è che dobbiamo mettere l'elastico a mezzo centimetro in su del nostro tessuto, perché poi quando andremo a rivoltare il tessuto, l'elastico rimane all'interno. Per cui comincio, faccio, non c'è bisogno di fare avanti e indietro, perché poi dopo, quando vado a finire, vado ancora sopra, per cui si ferma lo stesso il filo. Tengo un po' teso l'elastico, di modo che già si arriccia, e vado a fare tutto il mio percorso. La metà del percorso faccio così, per cui tengo i miei due spilli della metà. Tiro bene, ok, così, ok, ecco, vedete che si è tutto già arricciato? Tengo la metà, quando arrivo alla metà tolgo i miei due spilli. A parte che quando cucio con lo spillo messo per così non succede nulla, perché l'ago riesce a passare sopra, per cui non succede nulla. E adesso faccio l'altra metà, tenendolo sempre leggermente tirato. Lo devo fare un po' a pezzi, perché sennò l'arricciatura non mi viene uniforme. Fermato il filo. Adesso prendo la stoffa della cintura, la ribalto praticamente sopra e E dai un'altra vado cucitura. e Senza faccio un'altra cucitura di chiusura. prendere l'elastico. Senza prendere l'elastico, cioè io devo tenere tirato, perché la parte sotto è quella arricciata, ma sopra invece no, e deve seguire il mio lavoro. Così rimane tutto all'interno. Volendo si potrebbe fare il cinturino anche di una colorazione diversa, vero? Assolutamente sì. Chiuso la mia cintura.
questo punto la mia cintura è preparata, non farò altro che metterla, prendendola così, la metto sulla gonna che ho già preparato. Dritto su dritto e cucitura all'interno, dritto quindi. Dritto su dritto, per cui questo è il mio dritto e questo è il dritto, farò la cucitura così, prendendo tutta la cucitura. Perché il cinturino era della misura giusta. Era della misura giusta della larghezza della gonna. Anche qui, sempre dalla parte della cintura, e andrò a molleggiare questa arricciatura così. Adesso ne faccio un pezzo. Sono arrivata alla fine, fermo la cucitura e adesso vi faccio vedere il risultato. Gonna. Quindi in questa gonna a ruota abbiamo imparato ad attaccare le tasche direttamente al fianco della gonna, fare il cinturino in modo molto semplice e veloce. Ecco, così praticamente avremo la nostra vita finita così. Tutto super pulito e super facile. Super facile. Una cosa che non avevamo detto nell'altro video, invito tutte le amiche di seguire la prima parte di questa realizzazione di questa gonna. Sì. Quanto tessuto serve, Andreina? Servono 2 metri di tessuto, perché essendo una gonna a mezza ruota sono la doppia altezza, anche perché dipende dalla lunghezza della gonna che tu vuoi realizzare. Perché se la vuoi corta ti basta anche 1,5 metri, ma se la vuoi lunga ci vogliono almeno 2 metri. Altezza del tessuto 1,40. Altezza del tessuto 1,40. Specifichiamo sempre questo discorso dell'altezza, perché nel cucito creativo si usa i 1,10 metri, sì, o i 90 centimetri, sì, dei tessuti americani. Sì. I tessuti sartoriali italiani sono almeno 1,40. E ci sono. Per fare anche queste gonne si potrebbero anche utilizzare dei tessuti d'arredamento che hanno l'altezza di 3 metri, per cui si dimezza il consumo del tessuto. Perfetto. Io ti ringrazio tantissimo, ricordo che potete seguire i corsi presso Atelier Andreina Morelli qui a Bergamo, sì. Potete incontrare la nostra espositrice nella fiera di Fiera Creativa e nel salutarvi tutti. Vi saluto, vi ringrazio di averci seguito. Nel salutare la nostra ospite vi ricordo che potete seguire tutte le news sulle pagine social e sul sito www.fieracreativa.it.